Se me lo consente un attimo, io chiederei a tutti quanti voi, a tutti quanti noi, di fare un applauso al maestro Citto Maselli, che ha coinvolto tantissimi intellettuali del cinema e lo spettacolo in questo nostro progetto e che ci servirà proprio come investimento anche nel nostro progetto. Buongiorno a tutti, io sono Salvatore e vengo da Napoli, faccio parte dell'Assemblea di Potere al Popolo Napoli e nello specifico vengo da Bagnoli, sono uno dei candidati che ha deciso di accettare la sfida e di partire da quella che erano le vertenze territoriali e il lavoro politico sviluppato in questi anni sui territori. E a noi, per quello che abbiamo visto, per quello che abbiamo visto a Bagnoli e per come è andata la campagna elettorale, pensiamo che un dato sicuro da riportare in questa storia e il perché si è fatta questa idea e il perché e in quale sia poi il risultato che abbiamo ottenuto, e questo ci dà un dato abbastanza chiaro: dove si è lavorato, dove molti compagni e molte compagne in Italia hanno preso la decisione, non chiaramente da quando è nata la proposta politica di Potere al Popolo, ma da prima, di lavorare sui territori, di lavorare socialmente, di lavorare anche nel sociale, di iniziare a sporcarsi le mani. In quel momento si è fatto il risultato, a Napoli siamo andati oltre il 3%, in molti quartieri, in molti collegi si è superato anche il 10%, il 5%, il 6%, e questo è stato possibile perché c'era un'idea più complessiva. Un'idea più complessiva di come si dovrebbe vedere la società e di quali punti noi dovremmo toccare per iniziare a ragionare. Pensiamo che proprio in questa fase, stare all'interno di questa campagna elettorale, poter portare i nostri temi, poter portare quello che facciamo, dare speranza alla gente, poter essere una voce diversa anche da quella che è stata la deriva a destra, che c'è stata non solo ideologica ma anche materiale in questi mesi, è stata una cosa necessaria, una sperimentazione che si doveva provare, che andava fatta nei temi e nelle modalità in cui è stata costruita. E oltre a questo pensiamo che questo voto però ci ponga anche delle critiche, ci ponga delle riflessioni necessarie, ci ponga delle riflessioni che partono proprio da questi temi, partono dalle analisi sul sociale, di come si dovrebbe lavorare sul sociale. Prima sentivo il compagno di Livorno che anche ritornava su questi temi, perché proprio anche io sono in un quartiere e in un collegio che presentava diverse periferie, molto fuori dal centro storico, proprio anche in quelle periferie dove si è avuta la capacità di dire ok, quali sono i problemi reali della gente, non inventiamoci noi quello che la gente pensa o quello che la gente dovrebbe pensare, ragioniamo sulle necessità e sui bisogni, che è l'ambiente, che sono i problemi del reddito, che passa per la redistribuzione della ricchezza, passa per il lavoro, dove si sono fatti questi passi. Allora la gente non è che ha deciso soltanto di votare, ma ci segue, capisce quello che noi facciamo, ragiona sui nostri temi e inizia anche a sperimentare in prima persona delle parti politiche, perché noi non abbiamo bisogno di un attivismo morto, di una parte che non ha interesse, mette solo una X su quella tabella e poi il giorno dopo non ci segue. Noi abbiamo bisogno di generare attivazione politica. Questa cosa di Potere al Popolo funziona se noi generiamo attività politica, se noi rendiamo tutti quei voti realmente un attivismo politico, realmente capaci di dialettizzarsi e di generare anche delle proposte virtuose e vincenti. E proprio su questa parte c'è da ragionare. Noi pensiamo e siamo stati in questa cosa proprio perché ritenevamo anche in campagna elettorale che magari qualche pizzico ce lo potevamo dare, potevamo essere tutti coesi e decidere di affrontare in questa maniera anche questa situazione delle elezioni. Però da adesso c'è bisogno di ragionare, c'è bisogno di capire quali sono i passaggi successivi, e pensiamo che proprio l'innovatività di questa di queste relazioni, di questo sviluppo, sia la parte che nasce proprio dai territori. Forse sarà un po' ripetitivo, però pensiamo che proprio lì dove, a Napoli, queste esperienze ci sono state, queste lotte che toccavano il neomunicipalismo, toccavano la necessità di creare nuovi spazi di democrazia e di abbattere quei vecchi spazi di democrazia che si vedeva erano finti, erano vetusi, non avevano proprio più necessità di esistere, dove c'è stata questa idea, allora si può ripartire. Ripartiamo dai territori. Non pensiamo che questa organizzazione possa essere, come è stato fatto in campagna elettorale, in questo caso io ritengo anche in maniera giustificata, possa essere un piccolo gruppo di ristretto, di rappresentanze del soggetto che c'è stato, che ha deciso di accettare questa cosa. Pensiamo che bisogna ricominciare dai territori, bisogna ripartire dalle necessità delle persone, da quelle lotte sul mutualismo,
non perché sia, diciamo, un'idea così nata a Napoli, ma perché abbiamo dimostrato, e questa campagna ce lo riconosce, che proprio lì dove c'è stata la capacità di collegare queste vertenze, di collegare le necessità delle persone al nostro attivismo politico, allora lì la gente ha iniziato a seguirti, ha iniziato a capire dove bisognava muoversi, ha iniziato a capire soprattutto quali sono gli strumenti reali per riappropriarsi dell'esistente, per riappropriarsi delle necessità che realmente noi pensiamo siano quelle là che ci toccano, e quindi parlare di lavoro, parlare di reddito, perché dobbiamo riconoscerci anche che c'è stato un cambio di prospettiva anche per qualcuno di noi che su questo non aveva molto le cose chiare, ma parlare di redistribuzione della ricchezza passa in questo momento necessariamente per la questione del reddito.